Salve a tutti, ben ritrovati a Chiasso News. Sabato scorso, il 17 ottobre, a Chiasso si è tenuta la grande festa d'autunno. Siamo andati a curiosare un po' e abbiamo anche incontrato la capo di Castero alla sicurezza, Sonia Colombo Regazzoni. Ecco, in questo momento è arrivata la municipale capo di Castero alla sicurezza. Buongiorno Sonia. Buongiorno Giacomo. Allora, due parole sul mercatino di questa mattina che sembra una cosa splendida. E in effetti devo dire che sono anche un po' sorpresa, ma è davvero bellissimo. Innanzitutto abbiamo il bel tempo che aiuta sempre. Tanti espositori, tante belle cose e soprattutto tanta gente che ha piacere di uscire, probabilmente incontrare anche qualcuno senza tutte o troppe limitazioni. Bella giornata, veramente complimenti a chi l'ha organizzato. Grazie Sonia, adesso andiamo avanti a riprendere. Certo, adesso vado a comprare il miele. Ottimo. Buona giornata. Domani 21 ottobre alle ore 18:15 al MUSEC di Lugano ci sarà la presentazione di Solaris parte seconda. Noi trasmetteremo la diretta streaming con gli autori Sergei Roich e Renzo Ferrari. Ci sarà Mauro Rossi, caporedattore cultura e società del Corriere del Ticino. Venerdì 23 ottobre al Cinema Excelsior di Chiasso, proiezione del film 14 chilometri. Vediamo il trailer. Martedì 27 ottobre al Teatro dell'Ac di Lugano andrà in scena Paolo Rossi con Pane o Libertà sulla testa. Vediamo il teaser. Per dire, questo potremmo tenerlo. Per dire, va bene, allora proviamo una cosa. Allora, io inizierei a provare dalla sigla finale. Così iniziamo da sì. Facciamo la sigla finale, se no partiamo dagli applausi. Però non possiamo. No, gli applausi vanno provati, sì. Non è una cosa che. Ma perché col distanziamento? Cioè, quando io ho fatto, perché io ho lavorato anche alla Scala. Lei come fa i ringraziamenti? Perché noi abbiamo tutti dei ringraziamenti personalizzati. Lei si rende conto che i ringraziamenti sono fondamentali nell'opera?
È stata restaurata l'opera prima di Willy Herman, Cerchiamo per subito operai, offriamo. Ed è ora disponibile video on demand sulla piattaforma filmo.ch. Vediamo il trailer. Che faccio frontaliero sono 12 anni esattamente e abito qua a 3 km e mezzo dal confine. Lei mi dirà perché sono venuto in Svizzera a lavorare. Insomma, la paga non era sufficiente per vivere in Italia. E la famiglia non c'è, perché si viene via il mattino presto, ci si vede la sera tardi. Cioè ci fanno sentire anche la nostra condizione sociale e anche cioè da italiani e stranieri, non solo italiani ma anche spagnoli da altre parti, no? Il che non lo trovo assolutamente giusto, perché una persona va pagata per quello che fa, non per quello che è fuori dal lavoro, nella vita. Basta che imparino a fare un gesto, a fare i pochi gesti che devono fare, a farli con metodo, con precisione, rispettando i tempi di lavoro. Devi stare buono, devi stare zitto. Ma com'è che il padrone e il futuro stesso hanno fatto e faranno i conti con questa ragazza? Per questa edizione è tutto, a ben rivederci alla prossima edizione di Chiasso News.